questa esposizione è quello di un'opera sulla quale la casa editrice sembra aver investito molto e Assolutamente sì. sembra aver posto le basi per una vita non breve, per un consumo non immediato. Tu stesso hai detto quando arriverà il secondo numero, tornerò a leggere il primo per stabilire un elemento di continuità. Quindi è un po' una lettura a strati. Si può rimanere sul livello superficiale, lasciandosi trasportare dalla bellezza del disegno, del chiaroscuro, delle ombre e anche dalla bellezza della scenografia, oppure fare una lettura più approfondita, quindi andando proprio seguendo gli autori nei particolari dei temi che affrontano via via, e quindi c'è bisogno di una continuità tra i vari numeri. E certo che Ma io credo che sia, scusami Fabio, io credo che sia obbligatoria, perché la bellezza del fumetto ormai sta anche in questo. Non leggere un albo qualsiasi tanto per passare il tempo, ma perché proprio bisogna cercare di trovare il filo conduttore che lega questi albi. Quindi leggerlo con la massima concentrazione, non come se stai leggendo un qualsiasi fumetto rilassante, bensì studiarlo approfonditamente proprio per coglierne tutte le sfaccettature e quindi capire cosa vuole trasmetterti l'autore. E credo che UT sia, per quanto riguarda la Sergio Bonelli Editore, uno dei primi, de delle prime miniserie che vuole lasciare al lettore un qualcosa di forte, che ancora non si può capire, ripeto, se sia un qualcosa di negativo o di positivo, o di tragico oppure di ironico, ironico, perché certo. può darsi che sia, ma fine anche qualcosa di ironico, di oniritico. Ma di sicuro lascerà qualcosa di importante al lettore, quindi complimenti alla Bonelli perché non è una cosa, finalmente non è una cosa così scontata come un qualsiasi personaggio. Con questo non voglio criticare nessun personaggio, leggo quasi tutti i personaggi e ognuno ha la sua caratteristica bella o meno bella. Ma Ut, io credimi Fabio, leggevo Ut. E per la prima volta in vita mia pensavo di non leggere un albo Bonelli, perché è qualcosa di completamente differente a ciò che la Bonelli ci ha abituato. Quindi può essere un crocevia importante per il futuro del fumetto bonelliano. Bene, questo sicuramente aumenta lo spessore e la caratura culturale di questa proposta editoriale, e quindi staremo a vedere quali saranno gli sviluppi. Quando uscirà il prossimo, quindi prossimo volume? Credo, se non sbaglio, la settimana prossima, il 28 aprile, uscirà il Infatti. secondo volume, sempre da Edicola. La cover variant, che fra l'altro già online c'è la copertina disegnata dalla brava Lola Airaghi, uscirà qualche giorno dopo, credo il 2 e il 3 maggio. Sarà disponibile per librerie e fumetterie e per gli edicolanti capaci, che quelli che non mollano e quelli che si scommettono e vogliono intraprendere la via del fumetto come attività prevalente all'interno della propria edicola. Bene, grazie allora Gianluca di questo intervento così professionale e così analitico, devo dire. Abbiamo visto un po' tutti gli aspetti di questa nuova uscita nel mercato di Uto, nuovo personaggio della Bonelli, che continueremo a seguire anche nei prossimi appuntamenti. Grazie.
Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui dagli studi di Radio Rete Edicole, perché è arrivato il momento, come abbiamo annunciato già ieri, del microfono aperto per parlare del documento unitario dei vari sindacati e degli edicolanti che verrà presentato al tavolo con la FIEG. Ieri il documento è stato ufficializzato, quindi è stato mandato sia agli iscritti che in giro per la rete. È un documento di 5 pagine, beh, insomma 4, considerando che la prima parte è di puro accompagnamento con le varie firme dei sindacati che l'hanno sottoscritto, quindi parliamo di Sinagi, di Snag, di Fenagi, Wiltux, Giornalai, Usiagi, UGL e Felsa, CISL, questi appunto le 6 sigle oltre al Sinagi che hanno sottoscritto il documento. Dopo cercheremo in qualche modo di fare un riassunto, un'esposizione per punti. Volevo comunque rinnovarvi l'invito ad intervenire sia attraverso Skype chiedendo il contatto alla redazione fabio.sebastiani60 a numero, quindi se chiedete l'amicizia su Skype è possibile stabilire il contatto, oppure potete intervenire attraverso il telefono segnalando la disponibilità ad essere richiamati, mandando un SMS al 338 37 16 833. E abbiamo al momento una prenotazione, che è quella di Amilcare Digiuni, che non interverrà come membro di segreteria, ma intervento. Dunque, di che cosa parla il documento? Io ho cercato di fare un riassunto, quindi per punti del contenuto. E c'è una premessa in cui si parla sostanzialmente dei valori importanti della rete di vendita, che sono appunto la diffusività nel territorio, quindi una rete di vendita che deve mantenere questa sua caratteristica, arrivando a coprire tutte le tipologie territoriali, dalle zone rurali, piccoli centri, quindi non soltanto le grandi città, perché è un patrimonio comune appunto di tutti i soggetti della filiera editoriale, e solo così appunto si può garantire una parità di trattamento non solo di facciata, ma nella sostanza. Quindi questo è il secondo punto, il secondo valore, punto di riferimento del documento, la parità di trattamento, che come sappiamo tutti è garantita con il testo
costituzionale. Per raggiungere appunto tali obiettivi è indispensabile che il nuovo accordo nazionale, che nel nuovo accordo nazionale sia ripristinato un corretto rapporto anche giuridico tra i soggetti della filiera, che sia basato innanzitutto, come dice il documento, sul riconoscimento economico, che è la condizione senza la quale appunto non si può non si può accedere al confronto, non si può articolare un progetto per il rafforzamento, il consolidamento della rete di vendita. Io cito un passaggio del documento laddove appunto si dice che in questa ottica, quindi del miglioramento economico e della, del consolidamento dal punto di vista di quei valori di cui parlavamo prima, il rinnovo dell'accordo nazionale e per il rinnovo dell'accordo nazionale le organizzazioni sindacali reputano sia indispensabile e costituisca un segnale importante per tutto il sistema mantenere la maggiore stabilità delle situazioni in essere per tutto il periodo della trattativa. E quindi è la chiave per sottolineare il clima di pace sociale che deve caratterizzare il periodo del confronto. C'è poi un passaggio non secondario, proprio legato a questo della pace sociale, sul biasimo, il biasimo alle gravissime violazioni dell'accordo invece vigente, violazioni attualmente esistenti, dice il documento, in varie zone del territorio nazionale. In un'ottica di cooperazione, quindi, vengono sottolineate queste violazioni per prevenire una diffusa conflittualità che sarebbe di ostacolo al proseguo delle trattative e per evitare l'aggravamento, recita il documento, delle già critiche condizioni della rete di vendita. Questo appunto, questa sottolineatura viene fatta proprio per aumentare le condizioni favorevoli affinché si svolga una trattativa nel migliore dei modi e che quindi si vengano sanate o vengano fatte rientrare queste situazioni. Ne abbiamo sentita una ieri dalla testimonianza di Elena, appunto, che è la segretaria del Sinagi di